Stringe il tempo, Rula. Adoro che i uomini bianchi mi dicono che le donne musulmane devono parlare e poi non abbiamo lo spazio. Bene, finiamo con questo. Parliamo però in maniera anche, apriamo sulla tragedia che ha cominciato a capitare ai i siriani. La storia di Alan Kurd, sdraiato lì, morto con la sua maglietta rossa. Lì ci sono state due cose che sono avvenute. Uno, sì, compassione, Angela Merkel apre la porta, ma un'opportunità all'estrema destra di criminalizzare, demonizzare gli immigrati. La campagna che ha aperto la porta a Brexit, cos'era? Breaking point, punto di rottura, arrivano i turchi neri, le cose che ci stuprano, le donne che ci portano al lavoro. Purtroppo è il fallimento della politica. In questo momento non ci sono capitani coraggiosi nella politica, scordiamolo, non ci sono. Seguono il mood popolare. Minniti sta seguendo un mood popolare preciso che fu avanzato da una propaganda precisa di una destra, ma soprattutto da una destra mondiale che ha eletto Donald Trump in America, Viktor Orbán tra l'altro in Ungheria e altre parti, che ha fatto danneggiare l'economia della Gran Bretagna. L'economia della Gran Bretagna, per paura di immigrati, declassata dal sesto posto al quinto posto, la moneta ha perso un quarto, ha perso moltissimo della sua valuta. Dicendo questo, cosa è successo? L'estrema destra ha visto gli immigrati come un'opportunità, come un capro espiatorio per saltarle addosso, per evitare di parlare delle questioni vere, che sono la corruzione, risolvere la disoccupazione giovanile, la criminalità legalizzata, tra parentesi, ma anche il monopolio. Invece di guardare e offrire soluzioni, cosa hanno detto? Ok, non riusciamo a offrire una soluzione al ragazzo che sta scappando in Olanda, in Germania, ad altre parti, e non riusciamo a tenere i giovani in Italia, in Francia a lavorare. Cosa facciamo? Cerchiamo un nemico. Chi è il nemico? È l'uomo nero, la donna nera che sta arrivando. C'è stato un opportunismo allo Stato brado che ha fatto eleggere Donald Trump in America. In questo momento cosa ha fatto? È l'uomo, è il leader del movimento globale xenofobo, tra l'altro populista. Cosa ha fatto le prime tre cose in America? Le prime tre, quattro cose, tra l'altro tre settimane fa una ragazza americana bianca che protestava ai nazisti fu uccisa da una organizzazione che tra l'altro dovrebbe essere bandita dal paese, invece il presidente la sta difendendo. Ci sono quelli che vogliono la razza pura, il progetto della razza pura, per loro gli immigrati sono il nemico grande, e vogliono un nazionalismo economico, e quelli che invece vogliono un mondo che effettivamente va a aiutare. Io sono d'accordo con te Federico, andiamo a aiutare, ma Raqqa come fai a aiutare? Libia come fai a aiutare? Mosul come fai a aiutare? Le persone lì stanno morendo, per ogni voto dell'estrema destra c'è un morto dietro. Allora, Federico Rampini ricorda la realpolitik, cioè comunque il pragmatismo, la necessità di vincere le elezioni, perché se non vince le elezioni la Merkel, o se non vince le elezioni, non vincono le elezioni i partiti democratici europei, vincono le ultradestre. Quindi, posso aggiungere solo un dettaglio, perché questo ha a che fare con quello. Realpolitik può anche sembrare una cosa un po' cinica, no? Cioè conta solo vincere. In realtà in una democrazia, e abbiamo la fortuna di vivere in una democrazia, la gestione del consenso è importante, perché sono i cittadini che ci dicono le priorità del momento. Allora, attenzione perché una parte dei disagi, quei loschi figuri dell'estrema destra che abbiamo visto, sono ripugnanti, però è vero che c'è una tendenza delle elite radical chic a essere favorevoli all'immigrazione in generale. Però ti faccio un esempio. E poi gli immigrati vanno a vivere vicino ad altri. Però ti faccio un esempio. Sono sempre in altri quartieri che vivono. Però ti faccio un esempio concreto, Federico. Però vi chiedo estrema sintesi, perché abbiamo veramente 5 minuti per concludere questa discussione. Proprio oggi, proprio in questi giorni, noi misuriamo il naufragio probabile dello Ius Soli in Italia, no? Cioè la possibilità di diventare cittadini per gli immigrati dopo, nel verificarsi di una serie di condizioni. O anche i bambini che sono nati d'accordo qui. Allora, battaglia che ha fatto contro gli usoli molto forte il giornale di Nicola Porro, che infatti oggi appunto grida vittoria, perché esclama vittoria, perché appunto è stato sostanzialmente rimandato sine die questo provvedimento. Ecco, anche questo dello Ius Soli è un desiderio dell'elite, cioè ci sia un'integrazione vuol dire pensarla alla moda di Capalbio, essere fuori dal mondo reale? No, ecco. Sullo Ius Soli, allora io sono
totalmente favorevole allo Ius Soli. Vivo nel paese che lo ha, diciamo, inventato nell'era moderna. Lo Ius Soli risale a Caracalla. Anzi, in maniera molto più radicale rispetto a quella che c'è in America. Subito dopo la guerra di secessione, perché la destra revanchista del Sud, dopo aver perso la guerra, dice sì, però i neri, d'accordo, non possono più essere schiavi, ma non saranno mai cittadini. E allora parte lo Ius Soli in America. Quindi tu sei favorevole. Io sono totalmente favorevole allo Ius Soli, che non va confuso, non ha niente a che vedere con le politiche di immigrazione. Quelli sono nati lì. Stiamo parlando di chi è nato qui veramente, anzi, qui sì c'è un ruolo dei media nefasto, che hanno fatto cattiva informazione, amalgamando dai, problemi che non hanno a che vedere vai, tra vai Porro, loro. Arrabbiati, siete voi, colpa vostra, dai. No. Com'erano i personaggi Rampini? Com'è che li hai definiti i personaggi della destra? Così anche noi siamo definiti così. Qual è il tuo aggettivo? Allucinanti. No, com'è che hai detto? No, allucinanti? Quelli non li trovavo particolarmente presentabili. Ragazzi, posso però dirvi una cosa? Siete dei fenomeni! Ho sentito dire da dei fenomeni che l'Inghilterra ha cambiato posizione economica. Rula, io ti ascolto e ti apprezzo, ma ragazzi, ma non è che potete dire le cose, mo siete qua e siete i fenomeni voi. Non è assolutamente vero che l'Inghilterra ha perso posizioni economiche. Una cosa è il deprezzamento del pound. E quindi, per favore, Nicola, io non so non che diciamo giornale stronzate. Leggi, capisco che lavori diciamo per il giornale, stronzate. Ma non so che giornale sono leggi, sessista. Sono i dati se della Banca Mondiale, non secondo sono i miei dati. Ora tu mi stai interrompendo. Facciamo finire non Nicola Porro. Non mettermi il dito in faccia perché questa è violenza. Non mettermi il dito in faccia perché questa si chiama violenza. Sono stato zitto. Mi sono sentito fare discorsi della Madonna. Mi avete raccontato che il mio giornale è abituato al monologo, non giornale, lo capisco. Io dico soltanto una cosa banale, l'Inghilterra, cara Rula, non ha perso posizioni economiche. Guarda chiedilo i dati della Banca Mondiale. Chiedilo a Rampini, chiaro? Non ho capito la risposta. Chiedi i dati della Banca Mondiale. Nicola, non solo questo, intanto non devi arrabbiarti, diventare rosso quando poi parli di donne e diritti della donna e poi un uomo bianco che urla addosso a una donna ma che come c'entra? Me. Quindi ti prego, vabbè, abbassa Rula, i toni. Non è che devi spingere. Allora, forse Rula, abbassa i toni. Che se qualcuno non è d'accordo con te, c'è un'altra non questione, è Nicola. Se qualcuno non è d'accordo con te o con Rampini, non è sessista. No, cioè, però, Rampini, guarda, se io discuto siamo, con allora Rampini, stai, però non stai è facendo, che può dire che sono stai sessista. Stai portando la questione da un'altra parte. Nicola, è molto semplice. Il tuo giornale ha fatto una battaglia contro i ragazzi che sì, sono nati io qui. Sì, la condivido sono al 100%. Perché c'è un progetto di razza, perché dietro fondamentalmente l'idea della razza pura di persone che assomigliano a te, parlare. Che parlano come te, che ascoltano sono, te. Sei sessista. Ecco, queste sono sei le sessista, questioni. Non mi fai parlare, sessista. Va bene, dai. Guarda, stemperiamo un capisco, po' i toni, dai. Capisco vabbè. Quando il progetto della razza pura viene esposto. Non mi fate parlare, facciamo ma posso dire una cosa? Nicola, la posso dire? Nicola, prego, sono sessista grazie. Anch'io se no. Dai. Nicola, allora, concludi. Il concludi. Nostro giornale ha fatto una battaglia che io condivido al 100% certo. E quindi togliamo un attimo Rula dal ragionamento perché là la cosa che mi ha fatto girare le scatole è l'economia inglese, ma con Federico, con cui ci confrontiamo spesso, permettimi Federico, quando tu mi dici che spesso le élite non comprendono in un paese democratico che ci sono delle tensioni popolari, delle situazioni popolari, non populiste. Io ho cercato di capire bene quello che dicevi tu. Nonostante tu non le condivida quelle tensioni popolari, non pensi che la politica in quel momento non deve alimentare e non deve, come posso dire, gettare quella che sarebbe benzina sul fuoco? La faccio a te perché hai fatto prima un'osservazione che io condivido al 100% e so che tu sei per lo Ius Soli, quindi ti chiedo, non c'è una contraddizione tra le due cose? Non so se mi sono spiegato sì, bene, sì, rispondo, Federico. Sì, sì, no, è un rapido, tema... Rapido. Allora, rapidissimamente dico che secondo me sono due cose molto diverse, che uno Stato ha il diritto di controllare le proprie frontiere e di stabilire le regole per cui si può entrare o non si può entrare. Questo fa parte della sovranità nazionale, è giusto che sia così. Altra cosa è dire che chi è nato qui non possa diventare cittadino. Io questo non lo accetto. C'è quella parte dello Ius Culture nella legge nostra. Ah, ecco. C'è quella parte della Ius Culture. Ma anche razza pura, forse... magari aggiungi razza pura, che così esponiamo le cose per come stanno. Perché la verità, persone come me,
persone che assomigliano a me, a mia figlia, a mia cugina, che hanno il nostro colore di pelle, che appartengono a un'altra fede diversa. Guardate, gli esponenti dell'estrema destra sono tutti sentite, i giorni a farvi paura dell'uomo nero, della donna nera come me. Allora, la questione è questa. Dici? Il Rula, popolo... Rula, scusate, scusate. Fammi finire questo discorso, perché davvero io sono l'unica di minoranza. Rula, in 10 non sei minoranza, dai. Scusa. Sono di minoranza. Dai, non fare la vittima, 10 secondi, dai. Sono di minoranza. 3-4 uomini bianchi? Allora, Madonna, santo Dio, perché... Va bene. Dai, concludi il discorso, Rula, concludi, perché il mio unico, la mia unica dittatura è quella del cronometro. Sono della pubblicità. Sono l'unica donna, è l'unica donna musulmana di colore, e 3-4 uomini, poi mi dite che devo concludere. La questione è molto semplice. La questione è di cosa, il ragionamento dietro all'estrema destra. Calma, o un ragionamento... Calma, Guarda, il pubblico italiano davvero per tanti anni è stato venduto l'idea che c'è un pericolo delle persone come me. Delle persone come me in queste città. Questa è stata la propaganda più allucinante che è stata Va fatta. Bene, quello allora, che sta dietro, il ragionamento dietro a questa legge che non è passata. Vi devo far conoscere un'altra persona, una storia bellissima, molto interessante. Voglio chiedere in 10 secondi, veramente ti prego, Loris, scusami. Sì. È appena uscita una notizia, un altro caso di malaria, siccome tra poco parleremo delle bufale che riguardano l'immigrazione, eccetera, e domani non si farà che parlare d'altro, tu sei un medico? Beh, io lavori per mi occupo frontieri. Sì. Allora, ci puoi un attimo dire, in 20 secondi, è possibile che la malaria la portino gli immigrati? Perché poi questo uscirà sui giornali nei prossimi giorni? No, l'abbiamo già detto, è una grandissima bufala. Va detto molto chiaramente, l'Istituto Superiore di Sanità l'ha smentito. Ci possono essere dei casi rarissimi in cui una zanzara anofele, che in Italia è molto rara ma esiste, può prelevare del sangue infetto, infettarsi a sua volta e passare poi a un'altra persona. Ma in questo paese va detto molto chiaramente, ho visto l'altro giorno un titolo su Libero incredibile, portano la malaria e la povertà agli immigrati, va detto molto chiaramente che patologie come la malaria e come tantissime altre malattie infettive non vengono portate in Italia dagli immigrati. È possibile che ritornando da paesi... Che una zanzara arrivi su un bagaglio, diciamo, attraverso un bagaglio, che ci sia un errore umano, un passaggio, un ago che passa da un paziente all'altro... Perché si trasmette col la sangue. Zanzara, e non solo, con una zanzara femmina anofele che deve essere presente in quella zona. Grazie, una storia bellissima, e le bufale poi di Linda, tra pochissimo. Grazie a Rula, Federico Rampini, Loris De Filippi, grazie.